Allora, riprendiamo i lavori. Ci saranno un altro bambino della comunità di Roccaforte, Francesco, e una bambina della comunità di San Lorenzo, Vincenza, che leggeranno un'altra poesia, che è di America di Uzzo e si chiama Icana di Chima. Inaga di Chima, Luluria puirtasi anto levanti, Dragudia, Horemmata se tossi harafia, Gromata tu ora fiu, tu aladiu se tu spomiu, Ulla in mia metosta fitti, dis istoria, Immasto e mi, esindo asteri ti acomi, Lambisi ston urano, pos ivrochi, asce magemmena, logia, heretai, imera se spera, se hamogelai, calispera. Bravissimo. Adesso ci sarà Francesco che leggerà la traduzione. Fiori venuti da est, canti, danze e tanta gioia. Colori della terra, dell'olio e del pane, tutto insieme all'uva della storia, siamo noi quella stella che ancora luccica nel firmamento, mentre la pioggia di magiche parole saluta giorno e sera e sorride. Calispera. Adesso ci sarà un dibattito dove chiunque è libero di fare delle domande ai relatori. E ci tengo a precisare che gli interventi devono essere massimo 4 minuti a persona e in più ovviamente devono essere interventi inerenti al tema. Chiunque vuole prendere la parola me lo dica e io do il microfono. Sono Sara e ho una domanda per lei, professoressa. Sì. Allora, se l'ipotesi della dottoressa Petrilli che ha esposto dovesse essere definitivamente confermata, cosa cambierebbe in antropologia? Della dottoressa Petrilli. Della dottoressa Petrilli. Formula la domanda. Cambierebbe, dici? Sì. Cioè, nel senso, la sua tesi dimostra che effettivamente c'è un isolamento per cui c'è una differenza genetica, giusto? Sì. Tra le popolazioni dell'area grecanica molto più forte che in tutte le altre limitrofe. Una cosa molto interessante che parla di una unicità, quindi sempre questa idea di una specialità che bisogna così valorizzare, studiare. Cioè questa cosa di noi ci vergogniamo a parlare greco, tutte queste cose che si dicevano, cavolo, se veramente c'è questa unicità è ancora più straordinario, quindi anzi è proprio da mettere in evidenza tutto ciò che ci rende diversi in questo senso, no? Perché è veramente un patrimonio che non ha nessun altro, quindi sicuramente. Ma tu invece come ragazza che vai a Reggio, che vai, non so, tu hai viaggiato in altri posti, sei andata da qualche parte, e come vivi questa unicità di abitare in una situazione del genere? Secondo me non è molto diverso di un ragazzo che conosco adesso a Palermiti, che l'hanno preso alla Fiat e non è mai andato via dal paese e quindi ha delle difficoltà perché qui si sente padrone di tutte le circostanze e lì è come andare in un posto sconosciuto. Ma tu invece senti una differenza, cioè ti senti in qualche modo... Beh, questo senz'altro, tutti siamo ognuno diverso dagli altri, no? Però volevo dire proprio rispetto all'area grecanica, tu lo dici che vieni da una parte dove c'è qualcuno sì. Parla ancora greco, ecco. E poi negli ultimi anni questa cosa è stata non solo così apertamente sviluppata, ma anche gli si è dato molto valore. Magari ci sono dei paesi dell'area che in qualche modo l'hanno fatto di più, penso a Pova
oppure al Palearizza, ad altri eventi che hanno sottolineato questa unicità, no? Però anzi c'è un grande interesse e anche c'è una grande ammirazione, già soltanto arrivando in un paese dove ci sono le scritte delle vie in due lingue, no? È una cosa bella. Bella, no? Dai, facciamo un lavoro di catalogazione, perché spesso gli antropologi hanno come cioè l'idea di cogliere degli eventi sul punto di scomparsa, no? Tu senti che quella cosa sta per scomparire e la devi catturare prima che vada via. E allora questo fa venire una certa ansia. Bisogna calmarsi, nel senso che anche le cose trasformate sono interessanti, però è bello metterle in sicurezza, quelle che abbiamo ancora, no? Che vanno, mettiamo, dalle ricette alle favole, dai modi di dire, dalla lingua all'orizzonte del sacro. Tutte queste cose sono veramente da salvare. Mi ricordo del vino che usciva dal catoio a forma di croce greca, no? Così uno beveva anche, in qualche modo nutriva anche lo spirito, perché proprio era a forma di croce, per esempio. Delle cose così hanno simboli così forti che sono rari in altre culture così. Grazie. Buonasera, mi chiamo Mimma Spanò, abito in Roccaforte e volevo fare una domanda al professor Salvino. E questa... In questa società globalizzata... Come? Ecco, così si sente. E in questa società globalizzata che tende ormai ad annullare le differenze culturali, come si potrebbe fare per poter rivalutare e far rivivere i valori della cultura greco-calabra? Grazie. Grazie per la domanda. E proprio a questa società globalizzata, in questa società globalizzata che si è potuta realizzare quella iniziativa che è portata avanti dal Domani Greco, dalla settimana greca, proprio attraverso i media si è diffusa l'idea e la conoscenza dell'idea di apprendere questa lingua, di conoscere meglio questa lingua. Prima io quando parlavo ho dimenticato di dire, parlando proprio della volontà da parte degli abitanti, non solo di un paese ma di tutti i paesi dell'area, di non parlare la lingua, della vergogna. Ci sono dei motivi ben precisi, risalgono, si possono localizzare, individuare facilmente nel periodo del 1800, dopo il 1860, con l'unità d'Italia. Perché dico questo? Ho qualche fonte, qualche testimonianza, più di una persona che ha frequentato la scuola elementare agli inizi del Novecento, perché molti attribuiscono in maniera faziosa il divieto di parlare la lingua o l'idea di non dover parlare la lingua perché era una cosa che diminuiva le persone, sminuiva il valore delle persone, è stata proprio l'Unità d'Italia. E i ragazzini, i bambini che frequentavano le scuole che c'erano allora, agli inizi del Novecento, non so, mi pare fino alla seconda o alla terza elementare dei nostri paesi, venivano picchiati, messi in castigo se parlavano, si esprimevano a scuola in greco. Questo risale agli inizi del XX secolo, del Novecento, quindi non si può attribuire, come poi è stato fatto sicuramente, è stato continuato esclusivamente al fascismo, il fatto che ci sia stato un veto nel dover parlare e mettere in giro la voce che chi la parlava erano delle persone villane, rozze, paddè, che palleuco vuol dire bianco, stupida, persone stupide. È vero però che proprio in virtù di queste
credenze o di queste disposizioni politiche, governative, la lingua si è mantenuta in maniera più, diciamo, genuina, integra nelle campagne dove i ragazzi non erano costretti ad andare a scuola perché magari non si conosceva nemmeno l'esistenza, oppure non erano a contatto con gli altri ragazzi o con gli insegnanti che proibivano o che punivano chi parlava la nostra lingua, la lingua greca. Un'altra testimonianza che riguarda proprio le istituzioni, lo Stato, la politica, che ci conferma in maniera indiretta tutto questo, e pensate, nella pretura di Bova, quando c'era qualcuno che veniva accusato di abigeato, furto di qualche pecora o di qualche capra, siccome parlavano in greco poi, e si aiutavano tra di loro, si concordavano le risposte, il tribunale, il pretore aveva scelto una persona che conosceva bene il greco e faceva da traduttore di tutto quello che gli imputati di abigeato si dicevano tra di loro. Quindi questi possono essere come motivi che hanno portato al disprezzo e all'abbandono della lingua. Dico un'ultima cosa che mi riguarda personalmente: io ho imparato la lingua, la comprendevo ma non riuscivo a parlarla, ho imparato a parlarla dopo che ho finito le scuole superiori e sono rientrato in paese. E ho scoperto che i miei genitori parlavano la lingua benissimo, ma non l'avevano mai parlata, in mia presenza almeno. E per i motivi di cui ho detto prima. E poi mi sono stati di grande aiuto anche altre persone che ho avuto la fortuna di conoscere, parlavano bene il greco, e quindi ho imparato piano piano, poi in maniera autonoma sono riuscito ad imparare un pochino di quello che so, di recuperare, diciamo, un po' della lingua. E non so se ho risposto alla domanda. Io credo che in questo periodo di globalizzazione fare uso di quelli che sono i social per parlare appunto il greco, per far conoscere il greco, per far conoscere la cultura greca, sia essenziale e paradossalmente sia necessario, perché pensare appunto, come diceva il professore Salvino Nucera, all'equipe della settimana greca, a ragazzi giovani come noi che hanno creato qualcosa di incredibile, perché hanno fatto una pagina Facebook, hanno fatto una pagina Instagram, hanno fatto un gruppo WhatsApp in cui si parla interamente greco, in cui noi ragazzi interagiamo in greco, è una cosa sorprendente. Quindi se c'è una cosa che dobbiamo fare è utilizzare i social, oppure comunque i mezzi che abbiamo, di cui abbiamo appunto, di cui siamo a disposizione, per appunto interagire con termini greci, parlando il greco, usando quindi la nostra cultura. Credo che sia opportuno fare questo. Aggiungo a supporto di quanto ha detto dalla dottoressa Stelitano, che io ho conosciuto quest'estate a Gioiosa un ragazzo, un giovane, che parlava perfettamente gregano, come sono sorpreso, lui mi aveva visto in qualche foto da qualche parte e si è avvicinato e mi parlava quasi perfettamente in grecanico, e gli avevo chiesto dove l'avesse imparato. Lui viveva, non so dove era fuori dalla Calabria, forse all'estero, adesso non mi ricordo, si chiama, e l'aveva imparato proprio sui social, aveva imparato in questi scambi che ci sono tra i ragazzi della settimana greca e che tra di loro comunicano proprio sui social. Quindi è importante questo, anche se io sono personalmente un po' restio all'uso, all'utilizzo dei social, però in questo caso devo dire che sono una cosa ottima, almeno per questo.
appunto del bene immateriale, quello è molto importante, a parte la lingua come bene immateriale naturalmente, ma tutta la questione delle tradizioni eccetera eccetera, che sicuramente sono ancora vive, però qui c'è come un'urgenza di andarle a catturare. Quindi in questo senso, secondo me, bisognerebbe veramente fare un investimento come Regione Calabria e aprire proprio un lavoro che riguarda la cultura immateriale, quella che si trasmette oralmente, per metterla in sicurezza. Questo va dalle ricette di cibi tradizionali, appunto alle favole, ai modi di dire, alle ingiurie, a tutto quello che... E questo deve diventare, secondo me, qualcosa anche di fruibile, di godibile. Una cosa, non dico tipo questa, ma dove ci sono anche delle immagini, dei film, delle cose che diventano anche veicolo di trasmissione di questa cultura, secondo me anche al di fuori di qua. Per questo io sono partita da molto lontano, io lo sto facendo, sono andata in giro almeno in 30 posti a parlare di filoxenia, c'era un interesse enorme. Credo che questo faccia bene anche poi come quello che si chiama restituzione del materiale in antropologia, no? Cioè uno fa una ricerca e poi torna sul campo e fa vedere quello che ha fatto. Quando sono andata da Francesco Caridi, il suonatore di organetto a Condofuri, gli ho portato il libro dopo un mese che ci eravamo conosciuti. Beh, è stata una cosa emozionantissima, mi viene ancora da piangere all'idea, perché era veramente emozionato, gli ho letto tutta la parte che riguardava la sua storia, no? Io credo che questo sia importante, perché le persone spesso non valorizzano le cose che vedono sotto gli occhi tutti i giorni. A volte è proprio necessario che venga un altro, che magari viene da più lontano, ma ha quella sensibilità, fa da ponte, fa da mediatore culturale e le sa raccontare in modo che siano recepite nel modo giusto. Chi fa sempre una stessa cosa la racconta come una cosa comune. Bisogna un po' fare questo lavoro di tramite, secondo me. Per questo dico una task force di ragazzi, anche bambini delle elementari, delle medie, che vanno a raccogliere questi materiali con le famiglie. Ormai è facilissimo, tutti hanno il telefonino, uno va e fa un'intervista su un tema, poi si mettono tutti insieme e diventa un lavoro che poi si fa vedere, capito? Poi ci sono queste cose estive dove tornano quelli che erano andati via. È bello anche mantenere queste cose anche a livello internazionale, quindi usare i social magari poi per raccogliere questi dati. Insomma, si possono fare tante cose, tutte per insomma valorizzare quello che c'è da queste parti. Ci sono altre domande? No, mi sa di no. Allora ringrazio i relatori, coloro che hanno fatto le domande. Adesso ci sarà la chiusura dei lavori, esposta da Domenico, però prima ci tengo a ringraziare tutti coloro che sono provenienti, diciamo, da diverse località dell'area grecanica. Innanzitutto i nostri concittadini, poi tutti quelli che sono venuti da Corio di Roccaforte, da San Lorenzo Marina, da Merito Porto Salvo, da Bova, da Reggio, da Condofuri, da Caldigianò, da Palizzi, da Domodossola e da Rocuti. Siamo davvero contenti di aver smosso, diciamo, diverse località dell'area grecanica. Adesso vi affido a Domenico, prima di affidarvi a Domenico ci tengo anche a dirvi di rimanere ancora con noi, perché ci sarà un buffet dei prodotti tipici locali offerto dalla parrocchia grazie ad un contributo stanziato dal comune di Roccaforte. Vi ringrazio nuovamente tutti e grazie per l'attenzione. A conclusione di questo viaggio storico-culturale desidero presentare una sintesi di quanto acquisito da noi giovani durante i nostri incontri. La comune condivisione, che è anche la metà del nostro interesse, soprattutto verso il tema della memoria, portandoci a pensare ai legami tra memoria e storia, memoria e futuro, memoria e identità. Di una cosa siamo certi, la memoria non riveste solo una valenza etica, ma una sua struttura ontologica. Per questa ragione può essere considerata l'anima di qualsiasi identità, sia individuale sia sociale. Le domande com'è, qual è, richiamano sempre il verbo essere, che non è solo un fattore grammaticale, ma il cuore della stessa realtà. Per quanto riguarda la relazione memoria-identità, ci aiuta a fondare questo binomio un esempio tratto da un film di Alfred Hitchcock, Io ti salverò, il cui attore principale
interpretato da Gregory Peck nei panni del dottor John Ballantyne, sviluppa una forma di amnesia riconducibile ad un trauma causato da un incidente d'infanzia che gli impedisce non solo di ricordare l'evento traumatico, ma addirittura di fare memoria delle sue identità personali. Nonostante il disagio psichiatrico, ci sono sempre nella vita di quest'uomo che indossa i panni di un'identità che non gli appartiene dei forti richiami al passato, in cui meandri si nasconde l'evento traumatico che gli causò questa serie di disturbi. Solo ricordando e prendendo coscienza del passato come parte della sua vita, grazie all'aiuto della psicoanalisi, il protagonista ritrova pienamente se stesso, la sua identità. Questo esempio, estrapolato da una pellicola cinematografica degli anni 40, ci insegna che non è possibile dissociare un'identità dalla memoria storica che precede ogni presente ed ogni futuro e nello stesso tempo li accompagna. Questo dice che l'identità affonda le sue radici nel passato e trae da esso la linfa vitale per l'avvenire. Tale binomio mostra la sua interiore ricchezza se è messo a confronto con il legame che sussiste tra passato e presente. Per questo nuovo accostamento concettuale usiamo la metafora del simbolo, che presso gli antichi greci era un mezzo di riconoscimento fine a rivelare un'identità. Questa manifestazione era evocata nel momento in cui un oggetto di argilla o altro, spezzato in precedenza e consegnato a due persone diverse, veniva riunificato. Da questa unità, ottenuta nel mettere assieme le parti, che in greco si dice appunto symballen, da qui la parola simbolo, si riconosce l'identità, il legame. Comprendiamo dunque che non si dà identità qualora mancasse una delle parti. Impiegando la metafora della funzione del simbolo, vogliamo interpretare il rapporto presente-passato, assicurando che l'una e l'altra dimensione storica sono i pilastri della nostra civiltà e che non c'è l'uno se non c'è l'altro. Il nostro oggi non ci consente di vivere l'intensità. Scusate, vorrei sentire. Vorremmo capire, vorremmo ascoltare. Grazie. Il nostro oggi non ci consente di vivere l'intensità del momento storico se non si congiunge al suo passato, così come le parti del simbolo. Il legame tra presente e passato si completa compenetrandosi al binomio passato-futuro. I valori del passato non restano isolati dentro un orizzonte cronologico inafferrabile, ma prolungano la loro efficacia nei confronti della storia umana, accompagnandola lungo i sentieri del futuro. Un'immagine che ben condensa questa idea è espressa dalla strategia bucolica messa in atto dai pastori d'Aspromonte. Da bambino, mio nonno paterno mi raccontava che da giovane, nel pascolare il gregge, lasciava andare avanti le pecore, al fine di avere un controllo adeguato sull'armento, in modo tale che il gregge appunto non si disperdesse. Questa immagine bucolica possiamo applicarla al binomio passato-futuro. L'allegoria del gregge si addice alla condizione presente di coloro che camminano verso il futuro. Le nostre comunità in cammino non affrontano un viaggio solitario, ma possono farsi guidare dal nostro patrimonio culturale radicato nel passato, che è simile come al pastore d'Aspromonte, stando dietro non permette che l'identità di una stessa comunità si disperda nei sentieri del tempo. Tutto questo però implica una condizione: recuperare la capacità di mettersi in ascolto dalla voce della storia. Mi viene in mente una frase tratta dal Vangelo di Giovanni, presentatami da Don Domenico, che dice che le pecore seguono il loro pastore perché riconoscono la sua voce. Utilizzando quest'altra metafora, prendiamo coscienza del fatto che saremo capaci di farci guidare dalla storia che ci precede solo se familiarizziamo con essa, se conosciamo la voce del suo richiamo. Questa familiarità è possibile instaurarla se impariamo a riscoprire il valore culturale del patrimonio dei nostri avi. Anticamente i nostri nonni, i nostri antenati grecofoni, erano considerati retrogradi, incivili. Per alcuni di loro, accantonare questa tradizione linguistica equivaleva ad una specie di riscatto sociale, da un'uscita di uno stato di inferiorità. Siamo grati al professor Rolfs, di venerata memoria, per aver rivalutato, attraverso le sue meticolose ricerche, le radici della nostra cultura, aprendo una strada che ha portato al recupero e alla valorizzazione di un ethos e di una lingua che sono alla base della nostra civiltà greco-calabra. Sentimenti di gratitudine per questa impresa titanica che ha visto il suo antesignano nel professor Rolfs vanno
ai compianti professor Franco Mosino e Filippo Bioli, e un sentito grazie anche al professor Domenico Minuto. Infatti le loro fatiche intellettuali hanno permesso la fioritura di differenti cenacoli culturali che hanno rivelato e continuano ancora oggi a rivelare la magnificenza della nostra città. È bello sapere che il giorno 11 ottobre presso l'Università per Stranieri di Antiglieri di Reggio Calabria avrà inizio il primo corso universitario di cultura e lingua greco-calabra, tenuto dalla dottoressa Squillaci. Ciò che prima era bollato come retrogrado, patteco, adesso entra a buon diritto nella sfera accademica. È la capacità di valutazione culturale, l'anima e il presidio della nostra identità e della nostra memoria storica. A noi la responsabilità di conoscere, amare e vivere quanto di prezioso è stato e sarà ancora riscoperto. Grazie per la vostra attenzione. Ringrazio Domenico nuovamente, adesso vi invito ad avvicinarvi che ci sarà il buffet dei prodotti tipici locali. Grazie ancora e arrivederci. Alla prossima.